Il nostro TG itinerante del sabato oggi fa tappa a Policastro Bussentino, frazione di Santa Marina, nel Salernitano, dove per noi in diretta c'è Enzo Perone. Banda di musica tradizionale, Antonella, è il contrario. Siamo nel comune di Santa Marina, la frazione appunto dove siamo è quella di Policastro Bussentino, che è la frazione che dà sul mare. E noi siamo qui con Giusy La Rocca, che è la rappresentante degli stabilimenti balneari, perché qui c'è un turismo d'elite, un turismo d'eccellenza, l'antica Buc-Sentum, dal fiume Busento. Qui ci sono stati, ha dato i natali questa terra a Flavio Libio Severo, un imperatore romano ed un pontefice massimo. Qui vediamo questi costumi dell'epoca dei Carafa, i Carafa napoletani, che avevano qui una contea importantissima, e poi anche un'antica colonia Grecia, Pictus, che dà il nome anche alla squadra di calcio locale. Li vediamo questi ragazzini che diventeranno dei futuri campioni. Giusy La Rocca, gli stabilimenti balneari sono un po' il fulcro di un turismo non di massa. Ecco, quale turismo attraete e quale volete catturare? Attualmente il turismo che attraiamo è un turismo regionale. Il nostro auspicio è che nei prossimi anni, grazie alla conoscenza del territorio e dei nostri prodotti tipici, riusciamo a rilanciare appunto il posto e estendere il turismo ad un turismo nazionale e magari anche europeo. Un paradiso, perché qui sul golfo di Policastro, dove si affaccia Santa Marina, la frazione appunto di Policastro Bussentino, c'è un incrocio di tre regioni, di tre terre: la Campania, la Basilicata e la Calabria. E nei giorni più tersi si vede anche il vulcano Stromboli in Sicilia. E adesso con questa scheda che la regia può mandare, andiamo a vedere la Santa Marina, la Buc-Sentum, le all'origini, ai giorni nostri. Una delle perle del Cilento, Santa Marina, adagiata su una collina alle pendici del Monte Tempone, affacciata sul golfo di Policastro. La sua frazione marina, Policastro Bussentino, è meta di turismo appassionato dalle bandiere blu del suo mare e fedele alla cultura e alle tradizioni di uno dei borghi tra mare e collina più caratteristici della Campania. Prende il nome dalla Santa Vergine della Bitinia, luogo di rifugio dopo la distruzione di Buc-Sentum per mano di Roberto il Guiscardo. Alla fine del Cinquecento Santa Marina divenne sede dei Carafa, le chiese più preziose, Santa Marina Vergine, la cui porta è rivolta a Oriente e conferma l'esistenza di un rito greco, Santa Maria della Croce, di architettura barocca, il Duomo di Policastro, chiesa di Santa Maria Assunta, oggi concattedrale della diocesi di Teggiano Policastro. La sua parte più antica è la stupenda cripta del VI secolo. Santa Marina è crocevia di tre terre, Campania, Basilicata e Calabria. Nelle giornate più limpide si vede in lontananza il fumante vulcano Stromboli. Ben riuscita la riqualificazione del convento di San Francesco, dove si dice abbia soggiornato il santo Scalzo e Poverello. L'economia e l'indotto si agganciano alla pescosità del golfo, al turismo colto e non di massa, alla cultura enogastronomica che esprime alcuni tra i migliori ristoranti cilentani. E poi agricoltura, artigianato, costruzione di inimitabili gozzi. Lo sport della canoa si pratica sulle sponde del fiume Bussento e tra le rapide non è infrequente vedere rincorrersi Paolo e Mariano Bifano, portacolori della Marina Militare e campioni a livello mondiale. Sì, eccoci di nuovo qui in diretta. Siamo all'interno di questo convento francescano, riqualificato proprio da pochissimo e che dà lustro, dà orgoglio a questa terra. Giovanni Fortunato, il sindaco, abbiamo sentito un violinista con dei pezzi di musica classica napoletana, l'artigianato del Vimini, un caseificio, l'unico del Golfo di Policastro. Sindaco, come stiamo rilanciando questo paradiso? Stiamo rilanciando, dando un'offerta migliore, maggiore a questo posto meraviglioso che ha bisogno soltanto di pubblicità, di recupero, di rilancio e di realizzare quelle infrastrutture necessarie affinché il turista possa venire e soggiornare con serenità, cioè creare anche le infrastrutture come questo luogo incantevole dove si può fare arte, cultura,
questo è un museo destinato agli artisti del terzo millennio, quindi arte e cultura. E poi il centro storico, no? Il recupero del centro storico, il recupero delle mura greco-romane, lo stiamo facendo, stiamo demolendo tutte le opere abusive, il saccheggio negli anni passati, quindi sta ritornando lo splendore dell'antica Buxentum, cioè le mura greco-romane, il castello, il Duomo, è una meraviglia. E stiamo in più dando un'offerta maggiore, la realizzazione del cineteatro, stiamo realizzando gli impianti sportivi, stiamo realizzando una palestra, una piscina, cioè tutte quelle Grazie. Opere complementari affinché questo paradiso diventa e si realizzi la città del futuro che da tutti, da secoli, questo popolo ha sempre sognato. Grazie Sindaco. Francesco Giudice della Prologo, proprio brevissimo, il turismo che avete e che potenzialità per attrarre il turismo, diciamo, del terzo millennio? Beh, attualmente le potenzialità sono buone, ma l'amministrazione comunale sta lavorando e con ritmi molto serrati affinché l'offerta turistica possa eguagliare la domanda. C'è uno squilibrio evidente perché da 2.500 persone abitanti nel periodo invernale arriviamo a 30.000, quindi non sicuramente all'altezza. Quindi ci stiamo muovendo in questa direzione, anche allungando il periodo estivo perché si deve lavorare 6 mesi anziché 2 mesi. Grazie mille, giudice della Prologo. E andiamo da un maestro ceramista. Mauro, qual è il tuo cognome? Ciao, Mauro Donega. Dovena, che stai facendo? Allora, ho creato una fiaschetta in terracotta con argilla sul tavolo. Perché? Diciamo, qui c'è una tradizione ceramista importante. Allora, una tradizione non c'è. Però in effetti ci ispiriamo ai vari ritrovamenti che hanno fatto nei vari siti archeologici. Perché ci sono degli scavi importanti. Sì, nella zona è ricca, perché qua ci sono stati molti insediamenti dei greci, dei romani. Dell'epoca greco-romana. Sì. In effetti, e questo è un vaso? È una fiaschetta. Una fiaschetta, sì. Che può essere poi dipinta e messa in una casa anche di stile moderno. Sì. Grazie mille, maestro. No, grazie. E adesso andiamo, diciamo, quello che è il trionfo un po' del TG itinerante, la parte della cultura culinaria. Siamo con Maria Rina, uno degli chef di eccellenza di questo territorio. Che cosa ci hai preparato e che cosa ci vuoi raccontare? Siccome il nostro territorio è ricco di prodotti veramente di eccellenza, sia di mare sia di terra, abbiamo pensato di fare tutta questa bella carrellata. Che cosa sono queste? Allora, questo è un piatto lagano e ceci, un piatto della dieta mediterranea, un piatto completo. Poi che cosa abbiamo? Abbiamo il baccalà, uno stofatino di baccalà con peperone crusco e poi ancora abbiamo le alici del nostro mare, alici ripiene fatte sempre con formaggio di capra, pane, uova, prezzemolo, tutto il resto. Qui c'è un segretino su questo piatto. Questo piatto è arricchito da una spolverata di pane fritto, la bollichella fritta, perché prima anticamente il formaggio non l'avevano tutti e quindi si mettevano questa bella mollica di pane. Grazie mille Maria, sono tutti piatti come vedete poveri, ma soprattutto piatti per antonomasia che fanno parte della dieta mediterranea che, come sapete, è stata scoperta proprio da un americano, Ice Case, qui nel Cilento. E per il momento è tutto, abbiamo visto delle bellezze, ancora lì la mozzarella che fila di questo territorio e i suoi prodotti enogastronomici e anche un vino molto buono che forse dopo andremo ad assaggiare. Per il momento da Policastro Bussentina, frazione del comune di Santa Marina, è tutto. Restituisco la linea allo studio. Perone, ringraziamo anche la città di Policastro e io vi auguro un buon pomeriggio.